Russo di mattina. Buongiorno Joe. Buongiorno, ciao Marco. Ciao. Buongiorno, caro. Ciao Monia. Sì. E quel cappello lì? Non vi piace? Lo vedete? Ma infatti è un po' scomodo perché mi cadono le cuffie. Volevo fare il figo. Di solito non si mette. Togliamolo. Dai, ci sta. Ma c'ho i capelli bianchi. Non ti vedono tanto, sai che è una radio? Sì. Così. Sei sicura? Sì, è una radio. Ok, vabbè. Sai che però lui filma tutto. Però lui filma, lui filma. Saluta. Ciao. Ciao. L'altro giorno stavo uscendo con una ragazza. E sta ragazzina incontra i suoi amici. Di ragazzina, 18 anni, incontra i suoi amici e dice: il papà, vaffanculo. Perché c'ho il capello bianco, amici radioascoltatori. Il papà fa: grazie, giovanissimo. Sì, oppure quando mi presento, no, in discoteca: quanti anni hai? 24. No, dai, sul serio. 24, minchia, sei simpaticissimo. Madonna. Che mi prendi in giro. Ma sapete che mi prendono in giro da una vita? Sì. Da una vita mi prendono in giro. Sono passati 10 anni. Sì. 10 anni, ma questa è tutta cosa vera. Sono passati 10 anni e mi prendono ancora in giro. È iniziato tutto quando avevo 14 anni e giocavo a calcio nella PGS Mario Bettinzoli. E come in... Beh, con questo nome hanno preso in giro, nome, ci sta. Ma guarda, eravamo un gruppo affiatato. Era un gruppo di amici nella PGS. E in tutte le squadre di calcio, appena finisce la partita, ci si fa la doccia. Beh, sì. Classico. Ovvio. Ecco, ogni volta che entravo in doccia, tutti i miei compagni di squadra mi guardavano e scoppiavano a ridere. Ma come mai? Allora, io non so se ridevano perché ce l'avevo troppo lungo o perché ce l'avevo troppo corto, ma non ho mai voluto indagare, ho preferito rimanere con il dubbio. Meglio rimanere con ecco, il dubbio. Sì. Però sai cosa è successo? Che 4 anni dopo, sì, alla tenera età di 18 anni, ho fatto l'amore per la prima volta con questa ragazza bellissima, di nome Silvia. Ciao Silvia. Sì. E una ragazza piacevole che aveva questi due occhi di color... Non te lo ricordi. Color... Lascia stare. Due occhi, dico. Sì. Aveva due occhi. Vabbè, aveva le tette grosse, diciamolo. Due occhi carismatici. Sì, pensa che... appunto, sai, la prima volta che fai l'amore, a un certo punto, appena finito il rapporto, mi disse: Joe, dovresti fare il cabarettista, sai? Sei proprio portato. Io cosa feci allora? Ascoltai il consiglio, sì, di Silvia e iniziai a fare il cabarettista. Salì sul palco per la prima volta, mi spogliai sul palco, sì, e iniziai a raccontare al pubblico della mia prima volta a 18 anni, come, sì, appunto Silvia mi aveva consigliato. Certo. Si sono messi tutti a ridere. Allora, io ora non so se ridevano perché sono troppo bravo o perché effettivamente ce l'ho troppo corto. Ma ho deciso di non indagare, ho fatto finta di niente. A volte è meglio non Queste sapere. Queste sono le mie prese in giro, Marco e Monia. Voi sapete benissimo che io sono un ragazzo tenero e di buon cuore. Io non prendo in giro le persone, sì, non prendo in giro i miei amici. Questo voi lo sapete. Si vede, certo, dalla faccia, sì, sei una persona per bene. Voi magari non lo conoscete benissimo, ma ci prenderesti mai in giro. No, non prenderei mai in giro nessuno. Approfitterei però di questo spazio, no, di Russo di mattina, per salutare due miei carissimi amici, una femmina e uno maschio. Sì. La mia amica femmina è una ragazza che ha visto più schizzi di uno scoglio. Ciao! Ci vediamo dopo, mi raccomando. E poi vorrei salutare quel mio amico che c'ha il naso talmente lungo, sì, ma talmente lungo, che all'inizio, quando l'avevo conosciuto, ho detto: minchia, che naso lungo, ma cos'è? Hai pippato del Viagra. Ciao! Vi saluto tutti, ora scappo, sennò mi prendono a calci. Non prende mai in giro. Ciao, Joe! Ciao! Russo di mattina! Ai. Simpatico, bravo. Bravo, Joe! Un selfie fatto con il Mac, cazzo. È il primo selfie fatto con il Mac, video poi.